Pensate che Nikki allora cerchi di contattarci dall'aldilà? Dan, lo sai che sei stronzo? Perché no? Alice dice che è possibile. Io ho un invito dal suo telefono. Ma non pensi che è solo perché è stata una settimana dura? Quello che ho visto era reale. Puoi chiamarle allucinazioni post perdita. Un lutto ti fa vedere cose. Io dico che ha ragione. Insomma, probabilmente è la tua immaginazione. Lei manca a tutti noi. Ma non era Nikki. Era quella app. Beh, se può farti sentire meglio le do un'occhiata io. Ma perché siete tutti così agitati per quella stupida app? Ehi, scusami. Ehi. Scusa, non avrei dovuto dirlo. Pensi che io mi stia inventando tutto? Senti, so che ti manca Nikki. Anche a noi lei manca tanto. Ci siamo tutti dentro, siamo qui gli uni per gli altri. Siamo qui per te. Ma tu devi esserci per noi. Be Devil. L'hai scaricata? Cosa? L'app. L'invito mi è arrivato dal cellulare di Nikki. Ciao, io sono Be Devil. Come molte app ho accesso al tuo account Facebook. Posso anche accendere la tua TV e aprire la serranda del garage. Spegni le luci. Spegni le luci. Dai creatori di Final Destination. So quello che ho visto. Be Devil è un'entità paranormale. Una volta scaricata l'app, sei segnato. Non si fermerà finché la sua vittima non sarà morta. Ascoltarti. Può osservarti. Vuole ucciderti. Be Devil. Ciao ragazzi, oggi ho per voi qualche interessante curiosità su alcuni film horror. Forse non sapevate che il mitico Psycho fu girato in bianco e nero perché Hitchcock temeva la censura, proprio per la famosa scena della doccia, che rischiava di poter essere ritenuta troppo cruenta con tutto quel sangue che scorre. In realtà poi il sangue usato era cioccolato fuso. Poi, un'altra curiosità è sul film Poltergeist, in cui il bambino che interpreta Robby per un attimo ha rischiato davvero di essere soffocato dalla bambola robot clown, ed è stato solo quando il ragazzino è diventato un pochino viola che Spielberg ha realizzato cosa stava succedendo. Urca, che rischio. Pare poi che la storia di Scream, film del 1996, sia basata su un vero serial killer davvero molto brutale che uccise alcune ragazze in Florida negli anni 90. E infine Tony Todd si mise vere api in bocca per girare questa terribile scena di Candyman del 1992. Mamma mia. E con le api in bocca chiudiamo e vi lascio con una citazione. Se non potremo colpire qui, colpiremo qua e qua. Che film è? Al prossimo video, ciao!